Una grande classica che ritorna sulle note dell'inno giallorosso e sull'ingresso in campo della formazione campione d'Italia, che vedete saluta il non foltissimo pubblico, per la verità, arrivato questa sera sulle tribune dell'impianto di via Pier Marini. Tra poco dunque comincerà questa sfida che abbiamo definito la grande classica, perché negli anni 80 era davvero un must dell'hockey italiano. Le sfide tra Lodi e Vercelli hanno fatto epoca, hanno fatto storia con uno scudetto, una finale playoff, la prima nell'83, vinta incredibilmente dal Vercelli contro l'Amatori Lodi nello spareggio di Viareggio. Intanto però ci fermiamo prima di fare la storia per tributare un applauso, l'applauso che il Pala Castellotti sta tributando al suo condottiero Anuno Resende, premiato in questo momento dal presidente Roberto Citterio con una targa per le 100 panchine che ha fatto a Valdagno martedì sera. Applausi da tutto il Pala Castellotti per Anuno Resende. Torniamo a noi, torniamo a Lodi Vercelli. Dicevamo della finale playoff del 1983, quando a Lodi sfuggì il secondo scudetto davvero per pochissimi secondi, e poi nello spareggio di Viareggio la formazione piemontese dilagò conquistando quello che fu il primo dei suoi tre scudetti, ma anche un'epica partita giocata al Revellino nel 1987 con vittoria dell'Amatori di Belli e Roccia, di Citterio e Luz, che quell'anno vinse la Coppa CERS sul Vercelli, campione d'Italia addirittura 16-5. Ma questo è il passato. Oggi Lodi Vercelli torna a 12 anni di distanza dall'ultima volta, era il febbraio del 2006, si giocò a Rione Isola di Vercelli, una sfida che i piemontesi vinsero 2-1 con doppietta di Ariel Brescia, che poi venne a giocare a Lodi e fu protagonista di due ottime stagioni, e gol giallorosso di Luca Giaroni. Da allora Vercelli, che non ha più calcato la Serie 1, ci torna stasera, ci torna da neopromosso con un punto in classifica nelle prime tre giornate per la squadra di Sergio Silva, un pareggio all'esordio col Breganze in casa, poi le sconfitte con Forte dei Marmi e Trissino. L'Amatori invece arriva a questa sfida arrabbiato dopo il pari beffa di Valdagno martedì 5-5, col Valdagno che ha raggiunto in extremis a un minuto alla fine il pareggio su rigore molto discusso di Massimo Tataranni, affermando la striscia di vittorie dei campioni d'Italia. Lodi che comunque ha 7 punti, ma stasera vuole ritornare immediatamente a fare i 3 punti contro un Vercelli che invece proverà a rendere la vita difficile ai campioni d'Italia e magari a strappare un risultato positivo. Sergio Silva contro Nuno Resende, due tecnici portoghesi, il derby delle panchine e poi anche un paio di ex, mentre le squadre le vedete schierate a centropista, un paio di ex nelle fila piemontesi: Matteo Brusa, che è il numero 8 del Vercelli, che è stato qua per 2 stagioni segnando 15 gol, è stato il primo acquisto dell'Amatori di Roberto Citterio, e poi in panchina, magari lo vedremo più tardi durante il corso di un time out, Marco Motaran, per tutti a Lodi il Mozzi, 7 stagioni in giallo-rosso con la vittoria di una Coppa Italia nel 2011, e un ricordo davvero molto caloroso rimasto nel cuore della gente questo giocatore per la sua generosità nelle 7 stagioni disputate a Lodi. Mentre la speaker del Pala Castellotti sta annunciando le formazioni in pista, noi ve le leggiamo. Il Vercelli che ha questa divisa nera con inserti giallo-verdi, il colore tradizionale della formazione piemontese, si presenta Lodi con il portiere col numero 1 da Silva Veludo, portiere angolano arrivato quest'anno naturalmente in estate, poi con il numero 5 Mattia Milani, con il 7 Giuseppe Tarsia, con l'8 appunto Matteo Brusa, con il 37 Alex Raffaelli, con il 57 Joao Riccardo Mendes da Silva, con il 67 Giacomo Tumelero, con l'87 David Ballestero, capitano della formazione vercellese, col 99 Oscar Ferrari, col 10 il secondo portiere Diego Marconi, l'allenatore come detto Sergio Silva.
Prima dell'Amatori osserviamo anche noi un minuto di silenzio per la scomparsa di Angelo Brasca, direttore sportivo dell'Amatori Lodi, che conquistò lo scudetto nel 1981. Doveroso minuto di raccoglimento per uno dei grandi artefici del primo scudetto dell'Amatori Lodi nel lontano ormai 1981, ma Angelo Brasca è veramente un personaggio che ha fatto la storia anche lui dell'hockey lodigiano. Dicevamo, vi dovevamo le formazioni dell'Amatori, che è un po' il solito, con Valentin Grimald con la maglia numero 12, capitano Domenico Luzzi con il 9, Luis Garrido con il 19, Alessandro Verona con il 14, Andrea Malagoli con il 6, Francesco Compagno con il 77, Juan Farizza con il 66, Francesco De Rinaldis con l'88, Mattia Gori con il 16, Rubens Gilli con il 18, l'allenatore. Naturalmente il poco fa premiato, Nuno Resende, tutto pronto per l'inizio di questa quarta giornata di campionato. Andrisani e Gian Gregorio, i due fischietti che stasera arbitreranno l'incontro. Lodi a caccia della terza vittoria su quattro partite in campionato, Vercelli che proverà a fermare la serie di due sconfitte patite, però va detto, contro due grandi in questo momento, Forte dei Marmi e Trissino. Vediamo i quintetti scelti dai due tecnici con l'Amatori, che ci sembra, vediamo un po' se ci sono sorprese, ma ci sembra che riparta con il quintetto che Nuno Resende ha varato nelle ultime gare, quindi Grimaldi, Luzzi, Querido, Compagno e Verona, il quintetto delle ultime partite, quello che ha cominciato il match di Valdagno, quello che ha iniziato la splendida vittoria, lo splendido match contro il Reus. Dall'altra parte naturalmente Veludo, il portiere titolare del Vercelli, davanti a lui vediamo che si posizionano il capitano David Ballestero, Matteo Brusa, poi ci sembrano con il 5 Mattia Milani e dovrebbe essere con il 37 Alex Raffaelli. Tutto è pronto, fischiano gli arbitri e comincia Lodi Vercelli con il primo possesso naturalmente della formazione piemontese. Sono attesi sulle tribune del Palla Castellotti anche dei tifosi piemontesi, che ancora non vediamo, ma che ci è dato sapere dovrebbero arrivare. Non sarà il clima dei quei Lodi Vercelli degli anni 80, ma sicuramente insomma fa piacere ritrovare una piazza così importante, così nobile come quella giallo-verde nel massimo palcoscenico di Serie A1. La prima avanzata di Brusa che va a sbattere sul muro giallo-rosso, Querido riparte per Verona, diagonale dalla destra di Ale Verona, potente, di poco alto, primo squillo del Tigre che insieme a Capitani Luzzi è il miglior marcatore in campionato con 4 reti in 3 partite. Ballestero manovra la prima pallina, da questi a Raffaelli, Brusa, Milani attaccato da Querido e Verona che hanno la meglio, e proprio il Tigre che fa ripartire Luis Querido, supera la metà pista il portoghese, migliore in pista a Valdagno per i giallorossi con una doppietta. Querido qua si gira bene, fa tutto bene, poi la conclusione però è fuori misura, la riprende il Luzzi, Verona a largo per Compagna, un po' di spazio, Checco diagonale che termina a lato. È partito forte l'Amatori subito con 3 conclusioni dalle parti di Veludo, finora imprecisi i frombolieri giallorossi, ma direi che hanno subito fatto capire come deve andare questa partita.
Amatori che a Valdagno è stato sempre in controllo del match, andando avanti sul 2-0, sul 3-1, poi anche su 4-3, 5-4 nella ripresa, e come detto è stato punito da un rigore di Tataranni parecchio discusso nel finale, che gli ha tolto la possibilità di centrare un'altra vittoria. Compagno, il Luzzi sulla tre quarti ha visto lo smarcamento di Compagno, non è riuscito a servirlo per la buona posizione di Ballestero. Milani dall'altra parte fa tutto da solo, conclusione a lato, ritmo anche buono in queste prime battute del match, con l'Amatori che sale ancora con il Luzzi. Il blocco di Verona, capitano Luzzi si porta a spasso Ballestero, che però è bravo a sporcargli pallina, a ripartire il capitano del Vercelli, molto giocatore, molto fisico, David Ballestero. Milani, ecco di nuovo l'87 in maglia nera, larga per Brusa, compagno di Luzzi e di Francesco De Rinaldis e di Andrea Malagoli, che sono in questo momento in panchina nella stagione 2014-2015 in maglia giallorossa. Eccolo di nuovo Brusa, palla dentro per Raffaelli che si gira bene, la risposta di Grimaldi che era lì ad aspettare sul primo palo la conclusione di Alex Raffaelli, ma buona azione del Vercelli che riparte. Vercelli che se la sta giocando con buona personalità in questo avvio. Brusa, lo scambio a tre con Ballestero e Raffaelli, poi ancora Ballestero, va dentro da sinistra, gira dietro porta, ma c'è un ottimo intervento difensivo di Verona che chiude, poi Luzzi salta a secco Brusa. Compagno per la deviazione al volo di Cherido da due passi, che sbatte però su Veludo. Dall'altra parte ancora Verona a chiudere la strada a Raffaelli. Vicino al gol Luis Cherido, dunque poco fa. Verona, conclusione alla distanza, deviata, gioco facile la difesa piemontese. La deviazione volante poco fa di Luis Cherido sulla bella imbucata di Compagno. Ballestero dalla destra, gira dietro porta, poi scambia, serve Milani da questi a Raffaelli. Tenta la conclusione velleitaria a cercare la deviazione di Milani, che recupera pallina, riparte da Brusa. Compagno su di lui, Brusa dietro di nuovo da Ballestero, 10 secondi per il Vercelli per andare al tiro, lo fa in questo momento, compagno di fisico, poi però vedete Ballestero che ritorna con veemenza sulla pallina, Vercelli ancora costretto adesso a forzare, non riesce ad andare al tiro, buona difesa giallorossa che poi Lodi che poi riparte subito con Cherido e Luzzi. Compagno da questi a Luis Cherido, controllo non perfetto di Verona che deve superare la metà pista, attaccato da Ballestero. C'è il fallo, il primo fallo di squadra della partita, fischiato al capitano del Vercelli. Vercelli che adesso recupera pallina su questo inserimento, su questa pallina mal gestita da Lodi. Se ne sono andati i primi 5 minuti di questo primo tempo, 0-0 tra Lodi e Vercelli. Ballestero, Raffaelli cerca il dai e vai con il suo capitano che però non si avvede del passaggio, dunque riprende l'Amatori con il Luzzi, prova a farsi spazio, il capitano va dentro, Raffaelli lo ritarda per un attimo, poi Luzzi prova la giocata dietro porta, Veludo lo anticipa, ancora il capitano, poi la pallina resta lì, Raffaelli contropiede, Vercelli dentro per Milani, provvidenziale bastone di Verona che poi riparte, compagno Verona, 1-0 Lodi, contropiede, spettacolo dei campioni d'Italia, Verona, compagno Verona, e il vantaggio giallorosso è servito con il quinto gol in campionato, l'ottavo in stagione del Tigre che non si ferma più dopo aver fatto una giocata straordinaria in fase difensiva sul passaggio di Raffaelli per Milani. Il Tigre è ripartito, ha scambiato con Compagno e ha battuto Veludo al minuto 5:53, Lodi avanti con il quinto graffio in campionato del Tigre.
davvero gran gol, davvero gran bel contropiede a due tra Verona e Compagno, che erano già stati protagonisti a Sandrigo di una rete. Allora però era stato il 14 a rifinire per il 77, stavolta le parti si sono invertite ma l'esito è stato il medesimo. Lodi avanti 1-0, ha segnato Ale Verona. Il Luzzi sulla respinta del tiro di Ballestero, il Luzzi, conclusione ben parata da Veludo, poi Brusa controlla male, ancora Verona scatenato, conclusione in diagonale respinta da Raffaelli. Tigre forsennato dopo il gol, adesso eccesso di foga, va a commettere il primo fallo di squadra della partita per l'Amatori. Ale Verona davvero una crescita esponenziale la sua, settima partita stagionale sempre a segno se contiamo anche le tre finali playoff dello scorso maggio contro il Forte dei Marmi. Siamo a 10 partite consecutive in cui il Tigre la mette con una regolarità impressionante. Intanto è stato fischiato un fallo, diciamo così, un antigioco, il Vercelli non è riuscito a superare la metà pista. Compagno si riprende a giocare con Lodi avanti 1-0. Chierido, scivola Verona, Chierido rientra lui su Raffaelli, porta avanti la pallina servendo il Luzzi al tre quarti all'area vercellese. Vercelli poi che si chiude, Ballestero che va a fare un buon lavoro con il Luzzi, poi scontro, fallo fischiato a Ballestero, però mi è parso un colpo fortuito probabilmente col bastone, con la punta del bastone addosso a Domenico Illuzzi, subito a scusarsi Ballestero che vedete involontariamente ha colpito il capitano giallorosso. C'è comunque il secondo fallo di squadra del Vercelli e c'è anche il primo cambio nelle fila della squadra piemontese con Sergio Silva che ha messo in pista il portoghese João Silva al posto di Raffaelli. João Silva, autore di due dei sei gol del Vercelli in campionato in questo momento. Entra dunque in partita al posto di Alex Raffaelli. Si riprende a giocare 17:30 al termine del primo tempo, 1-0. Nel frattempo anche Nuno Resende è pronto ad operare il primo cambio con Juan Farizza pronto ad entrare in pista. Juan Farizza che ha avuto un buonissimo avvio di campionato in fase realizzativa, 3 gol in 3 partite per il Barbudo de Galicia, che naturalmente si sta ancora adattando ma lo sta facendo sempre meglio agli schemi di Nuno Resende. Nel frattempo però sta trovando la porta con una certa continuità. Intanto qua João Silva, la prima iniziativa offensiva stoppata da Verona. Brusa, Ballestero per Milani, costretto ad indietreggiare per l'ottima pressione difensiva di Luis Chierido. João Silva, pallina dentro, stoppata da Grimaldi in anticipo su l'inserimento di Ballestero. Chierido per Verona, Verona va dentro, lo chiudono in due. João Silva, ripreso in questo momento dal suo allenatore Sergio Silva, indimenticata gloria del Follonica, campione d'Europa, unica squadra, lo saprete bene, in Italia ad aver alzato quella che è comunemente chiamata Eurolega o Champions League, col Follonica dei Galacticos. Chierido
lancia il contropiede di Compagno, è solo però contro tre maglie nere. Ballestero chiude facilmente. Brusa prova ad andare in percussione centrale. Brusa Resende si sbraccia in panchina perché voleva il movimento dei suoi compagni. Recupera un'altra pallina, parte Compagno, va dentro in percussione, viene atterrato da Joao Silva. Per il signor Andrisani è rigore. La percussione di Checco Compagno, steso da Joao Silva, rigore Lodi con Domenico Illuzzi che prende pallina, la mette sul dischetto, pronto ad andare al tentativo di trasformazione. Prima del rigore, doppio cambio nelle fila giallorosse, dentro Farizza e De Rinaldis al posto di Verona e Compagno. Ma seguiamo il tentativo di trasformazione. Parte Illuzzi, rasoterra centrale, Veludo respinge. Non granché, ha saputo fare decisamente meglio in passato, ma anche in stagione il capitano. Stavolta rigore centrale respinto da Veludo, che dunque tiene i suoi sotto solo di un gol. Illuzzi dalla tre quarti, stavolta gran bomba, e qua Veludo bravo perché all'ultimo è riuscito ad opporsi alla staffilata del capitano, che ha subito provato a rifarsi dall'errore dal dischetto di poco fa. Si resta 1-0, Joao Silva per Milani, la pressione alta dei giallorossi, De Rinaldis su Joao Silva. Ancora Milani, ancora per Joao Silva. Ballestero a cercare ancora Joao Silva, stanno per scadere i secondi a disposizione delle Vercelli. Joao Silva prova una conclusione da dietro porta, chiusa da Grimalta, riparte ancora però il Vercelli con Milani, va dentro, il Luzzi gli si mette davanti e facilita il recupero di Farizza. De Rinaldis sul lungo per Querido, attaccato da Brusa. De Rinaldis, lo scambio con Illuzzi, va dentro De Rinaldis, Illuzzi riparte da Farizza, ancora il capitano. De Rinaldis dentro, Illuzzi studia il piazzamento dei compagni, scarica proprio per il numero 88, di nuovo Illuzzi, 8 secondi per andare al tiro. De Rinaldis, adesso Lodi deve forzare, De Rinaldis cerca Illuzzi ma Ballestero è lì che aspetta, e poi riparte come un treno Ballestero, spostato da Farizza. Milani, ci stiamo avvicinando alla metà di questo primo tempo, Lodi avanti 1-0, il gol di Verona. Joao Silva, Brusa, ancora Joao Silva al largo da Ballestero, manovra sempre piuttosto elaborata quella del Vercelli, che dà il tempo alla difesa lodigiana di piazzarsi. Qua la conclusione di Joao Silva deviata da un pattino giallorosso, la recupera Farizza, sale lo spagnolo dentro a cercare De Rinaldis, Ballestero prima di lui, poi Brusa, occhio che Lodi è un po' scoperto, 2 contro 1 Vercelli, ma grande chiusura difensiva di Luis Querido che si prende gli applausi del Palacastellotti, provvidenziale. Poi prova la bomba addirittura dalla sua tre quarti centrando in pieno il povero Milani. Ancora Querido, va via bene Querido, dentro Veludo in allungo respinge. Lodi che nelle ultime due azioni qualcosina ha concesso, qualche spazio ha lasciato. Adesso male Joao Silva per Illuzzi, riparte il capitano in 2 contro 1, Illuzzi va dentro per De Rinaldis, non ci arriva l'88 che poi con caparbietà va a recuperare pallina, prova a fare tutto da solo, De Rinaldis la girata, Veludo bravo nella circostanza a respingere, doppia occasione per l'Amatori. Dall'altra parte però Joao Silva, abbiamo superato la metà del primo tempo, le occasioni non mancano, si resta però 1-0 per il momento. Joao Silva gira dietro la gabbia di Grimalt, Brusa attaccato da Querido, ancora Joao Silva per Brusa, cerca questa palla dentro,
recuperata facile dai Luzzi, poi c'è il fallo evidente di Milani, è il terzo fallo di squadra per il Vercelli, arriva anche il primo time out chiesto dalla panchina piemontese dal tecnico Sergio Silva a 11:36 dall'intervallo, Lodi avanti 1-0 con il gol al sesto minuto di Ale Verona. Una partita che l'Amatori sta comandando, ma il Vercelli ci prova, viene su, grossi pericoli per la verità non li ha portati alla, non li ha portati alla gabbia di Valentin Grimalt, però comunque prova a giocarsela, chiaro che la differenza di valori in pista è piuttosto evidente, però la partita resta assolutamente in equilibrio, 1-0 il punteggio fino a questo momento. Lodi che ha sbagliato anche un rigore con il Luzzi respinto da Veludo. Fischiano gli arbitri, si può riprendere dopo il time out chiesto dalla panchina piemontese con Nuno Resende che ha operato un altro doppio cambio, ha rimesso in pista Compagno e Verona, ha tolto di fatto i due che non avevano ancora riposato, il Luzzi e Cherido, dunque quintetto anche inedito se vogliamo quello giallorosso in questo momento con Verona, Farizza, Compagno e De Rinaldis. Dall'altra parte altra sostituzione anche per Sergio Silva, mentre Farizza va via molto bene, spara su Veludo che si oppone bene, è entrato Ferrari nelle fila giallo-verdi al posto di Mattia Milani. Ballestero, intanto blocco di João Silva su Ale Verona. È il quarto fallo di squadra del Vercelli, uno solo ne ha commesso sino a questo momento l'Amatori in una gara sostanzialmente assolutamente corretta. Verona, chiuso De Rinaldis da João Silva, Compagno dalla sinistra, Compagno, la risposta di Veludo col pattino sulla bella conclusione di Checco Compagno in diagonale, João Silva, Lodi che continua a provarci ma che non trova la via del raddoppio, Ballestero, João Silva, conclusione addosso a Frade Rinaldis che riparte, pallina però imprecisa per Farizza, contropiede Vercelli 3 contro 2, la alza tanto troppo Ferrari, questa era una buona opportunità per il Vercelli sull'errore in uscita di Francesco De Rinaldis, mal giocata però da l'attacco giallo-verde. Intanto dando un'occhiata anche alle altre piste, vediamo che le due capoliste Trissino 0-0 al momento in casa con la Sarzana, Follonica 2-0 a Scandiano, sono le uniche due formazioni a punteggio pieno dopo tre giornate, il Trissino di Barcellò e il Follonica di Enrico Mariotti che abbiamo visto protagonista nella doppia sfida di Supercoppa proprio contro l'Amatori. Verona, Farizza, deve forzare il tiro Farizza, lo prova in girata, pallina a lato, buona comunque questa iniziativa di Juan Farizza, è entrato con buon piglio sul rettangolo di gioco. Brusa, 9:30 all'intervallo, sempre 1-0 Lodi. Brusa per Raffaelli, Compagno gli frana addosso rischiando qualcosa, gli arbitri non fischiano, riparte Farizza scivolando, Checco Compagno probabilmente, ma è franato addosso a Ferrari, episodio anche dubbio. Compagno dentro per Farizza, ha capito tutto Veludo, anticipato
il 66 giallo rosso ancora compagno, prova una giocata difficile, Ballesteros solo col fisico, poi Brusa, adesso Amatori un po' farraginoso in avanti, João Silva, la risposta di Grimalt. Siamo dall'altra parte con De Rinaldis che però è ingabbiato in mezzo a quattro, deve fermarsi, diciamo un Amatori un po' sufficiente adesso nelle sue incursioni offensive. Verona per De Rinaldis in area, si gira De Rinaldis, difficoltà però nel controllare la pallina, gliela porta via per un attimo João Silva, arriva Verona in supporto, riparte da Farizza, compagno allargo ancora per Ale Verona, gira dietro la gabbia piemontese, ancora Verona alla porta, De Rinaldis, vediamo cosa prova a inventare il Tigre, scarica largo per Farizza, un po' di spazio Farizza dentro, passaggio però arretrato per la deviazione di De Rinaldis, poi ancora compagno, passaggio letto in anticipo da Matteo Brusa che riporta sui suoi, prova la conclusione, potente Brusa, non era male, pallina però a lato, di nuovo l'ex di questa partita, scambia con João Silva, Ballestero, Brusa che lascia la pista, rientra con il numero 37 Raffaelli nelle fila giallo-verdi per far rifiatare Matteo Brusa, gestione palla di Ferrari dietro la gabbia di Grimalt, ancora Raffaelli, 4 secondi, deve forzare, prova questa conclusione che non gli esce neanche male, c'è la deviazione probabilmente con la pallina che termina oltre le protezioni sull'interessante girata di Raffaelli che ha dovuto forzare, ma insomma l'idea non era male, mancato decisamente di precisione. Farizza, Verona, compagno, ancora gestione palla del 77 che poi prova a liberare il tiro addosso a João Silva, Farizza per Verona, dentro gran palla per compagno, ancora João Silva però molto bravo a recuperare sul 77, poi lottano Raffaelli e De Rinaldis, alla meglio il giocatore giallo-verde, ancora in possesso di pallina in questo momento, in verticale per Ferrari, capisce tutto Verona, riparte il Tigre per De Rinaldis, da questi a Farizza, a spazio Farizza, gran botta, attraversa piena. Gran conclusione di Juan Farizza che ha centrato in pieno la traversa. Una fucilata del Barbudo de Galicia. La pallina che è uscita addirittura dalle protezioni. Mentre Nuno Resende è pronto ad operare altre mosse con Andrea Malagoli. Sinora in panchina in questi primi 19 minuti di gara, pronto a fare il suo ingresso in pista col, quando attacca il Vercelli, ma De Rinaldis rapina una buona pallina, la serve poi a Verona, compagno, ancora Vercelli che si chiude, Lodi che rallenta, Farizza prova ad accelerare lui, conclusione addosso a Ferrari, poi il tocco di Juan Farizza, ma in un primo tempo ci sembrava che Gian Gregorio avesse assegnato il gol, invece poi è stata fischiata una palla alta sul tapin di Juan Farizza che aveva battuto Veludo. In un primo tempo Gian Gregorio mi era parso avesse indicato il centrocampo, in realtà Andrisani gli ha corretto il tiro, dunque gol annullato a Juan Farizza, si resta 1-0, mancano 5 e 16 al termine del primo tempo. Ballestero, Raffaelli prova la conclusione dalla distanza, Grimalt non si fa sorprendere, poi Farizza perfeziona il disimpegno, da Verona a compagno, compagno a spazio, scarica la conclusione, Veludo respinge, Resende stava chiamando Ale Verona a sé per inserire Domenico Illuzzi, qua c'è il fallo, il secondo giallo rosso ancora commesso
da Ale Verona. Era pronto a rientrare Domenico Illuzzi, poi evidentemente ci ha ripensato un attimo Resende, mentre Sergio Silva ha rimesso in pista Matteo Brusa al posto di Joao Silva. Ballestero, Raffaelli cerca ancora Ballestero, pallina però imprecisa, deve allargarsi il capitano del Vercelli. Raffaelli dentro, questa era una buona pallina col bastone Grimalta. Raffaelli, Brusa, Ferrari, di nuovo Brusa, che oltre a quella dell'Amatori ha vestito anche le maglie del Novara soprattutto e del Monza. Brusa ancora in possesso di pallina, si libera Brusa, va alla conclusione velenosa di poco a lato, poi bravo Farizza a recuperare, c'è spazio per Verona, ma c'è anche un grande intervento difensivo di David Ballestero che toglie la pallina dalla disponibilità del Tigre, mentre rientra Capitani Luzzi proprio per Alessandro Verona, fermato poco fa con un grande intervento da Ballestero. Altri cambi per Resende, fuori compagno, rientra, eccolo qua, entra anzi per la prima volta questa sera nel match Andrea Malagoli. Illuzzi, cerca proprio Malagoli, ma Veludo capisce tutto e riparte. Lodi, che a parte l'azione di Farizza di qualche minuto fa, davanti adesso sta facendo un pelo più fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Veludo. Brusa, Malagoli lo aggancia, fallo di squadra, fischiano gli arbitri su un intervento al limite di Andrea Malagoli. Secondo time out nel frattempo chiesto sempre dalla panchina piemontese, mancano 2:48 al termine del primo tempo, Lodi sempre avanti ma solo 1-0. Lodi che ha fallito un rigore con Domenico Illuzzi, gli è stato annullato un gol con Juan Farizza, ma da qualche minuto fatica più del previsto a rendersi pericoloso dalle parti di Veludo, solo con conclusioni estemporanee. Il Vercelli ci prova a mettere fuori il naso dalla propria metà pista e in un paio di circostanze ha impegnato anche Valentin Grimaldi. Mentre rientrano gli inservienti per pulire la pista evidentemente bagnata da una scivolata di uno dei protagonisti. Avevamo detto inizio telecronaca di tifosi del Vercelli che sarebbero dovuti arrivare, continuiamo a usare il condizionale perché nel settore ospiti di stendardi gialloverdi o tifosi non ne vediamo. Illuzzi, Cherido rientrato nel frattempo in pista anche lui al posto di compagno Farizza e di De Rinaldis, scusate. Cherido, Illuzzi prova a inventare, Brusa lo chiude, poi Illuzzi bene su Ballestero, lottano i due capitani all'angolo, arriva il raddoppio vincente di Matteo Brusa. Ballestero, Raffaelli a largo di nuovo per Ballestero che va a fare, a commettere fallo in area su Luis Cherido, è il sesto fallo del Vercelli, 3 ne ha commessi l'Amatori in questo primo tempo. Farizza, Illuzzi per Cherido, sulla sua verticale per Malagoli, prova a centrarsi Malagoli, lascia partire una buona conclusione Veludo, attento anche in questa occasione. Farizza, ha un po' di spazio Farizza, studia il piazzamento dei compagni, vede Malagoli, sua conclusione, c'è la deviazione di Veludo, due buoni spunti di Andrea Malagoli vicino al gol
ancora Malagoli, ancora Veludo, tre tiri nello spazio di 20 secondi del numero 6 giallorosso, tutte e tre le volte ottima l'opposizione di Veludo, portierino che si sta ottimamente disimpegnando in questa serata lodigiana. Vercelli che manovra ancora dietro la gabbia di Grimalt, con Ferrari che tiene questa pallina un'infinità, non trova idee e spazi per servire un compagno. Adesso serve Raffaelli da questi a Ballestero, mentre siamo entrati nell'ultimo minuto di primo tempo, col Vercelli che attacca ma non riesce ad andare al tiro. Cherido per Malagoli, Malagoli ha un po' di spazio, gira dietro la gabbia di Veludo, Cherido in area, Malagoli riparte dai Luzzi, 38 secondi all'intervallo, Farizza, vediamo se l'Amatori riesce a colpire in questi ultimi secondi, Malagoli dentro per Cherido, ancora molto bravo Veludo in uscita, ne ha tolta qualcuna il portiere piemontese in questo primo tempo. 20 secondi, Farizza per il Luzzi, solito giro largo dell'Amatori, poi Luzzi accelera, serve dentro Cherido, era intenzionato a farlo, Ferrari ha capito tutto, fa ripartire i suoi, hanno 5 secondi per andare al tiro, difesa giallorossa schierata, suona la sirena in questo momento, finisce qua il primo tempo di Amatori Lodi Vercelli 1-0, decide per adesso il gol al sesto minuto di Alessandro Verona, Lodi che ha fallito un rigore con Domenico Illuzzi, ma abbiamo una partita e è una partita assolutamente ancora tutta da scrivere. Ci risentiamo tra qualche minuto per il secondo tempo di Amatori Basket Lodi Hockey Vercelli. Devi fare un gol però.
Ultimamente sdobba. Quando è che arriva Conte? Domenica prossima? Sì, due mesi. Sarà il delirio. 500 tifosi ottici. 1500 tifosi.
nuovamente collegati col Palacastellotti di Lodi. È rientrato in pista l'Amatori, sta rientrando in questo momento anche il Vercelli, tra poco via ai secondi 25 minuti di questa sfida che profuma di storia tra Amatori Lodi e Amatori Vercelli. 1-0 al termine della prima parte, decide per adesso un bel gol di Alessandro Verona, un bel contropiede a due compagno Verona, finalizzato ottimamente dal Tigre. Lodi che ha fallito un rigore con il Luzzi e che aveva segnato un secondo gol con Farizza, annullato però tra l'altro a mio avviso giustamente dai direttori di gara. Vercelli che però è assolutamente in partita e ha impegnato anche in un paio di circostanze Valentin Grimalt. Chiaramente il copione della gara è piuttosto scritto, Lodi che ha fatto la partita costantemente, ha creato anche tanto, un ottimo Veludo però nelle fila della formazione gialloverde sta tenendo in piedi il fortino di Sergio Silva e la gara è assolutamente in equilibrio. Amatori che dovrà fare qualcosa di più in fase offensiva soprattutto per portarsi a casa magari anche con un po' di tranquillità questi tre punti, questa vittoria che sarebbe molto preziosa. Dopo il pari di Valdagno di martedì, falli di squadra al termine del primo tempo, 3 Lodi, 6 Vercelli, gli arbitri controllano che sia tutto in ordine e si può ripartire. Lodi che si ripresenta in pista con Grimaldi, Luzzi, Querido, Farizza e Malagoli, dall'altra parte Veludo, Ballestero, Brusa, Raffaelli e Ferrari, il quintetto con cui ripartirà la squadra di Sergio Silva. Danno l'ok Andrisani e Gian Gregorio, fischiano, parte prima pallina Lodi con Querido, subito per il Luzzi in uno Resende, crediamo Malagoli, subito 1-0, 8 secondi col lampo di Andrea Malagoli sul perfetto assist di Domenico Luzzi. Lodi raddoppia subito, sono passati appena 8 secondi dall'inizio della ripresa, il Luzzi Malagoli confezionano il gol del raddoppio. Stavamo dicendo che Nuno Resende avrà chiesto probabilmente maggior velocità soprattutto nella fase di finalizzazione, è arrivata, tre tocchi, Querido, Luzzi, Malagoli e il raddoppio è servito con il secondo gol in questo campionato per l'attaccante modenese, il quarto in stagione. Malagoli che ha timbrato anche in Supercoppa e nella vittoria contro il Reus in Eurolega, aveva segnato qua all'esordio contro il Tiene, si ripete in questa seconda gara casalinga di campionato contro il Vercelli con questo gol su perfetto assist di Luzzi. Farizza recupera una buona pallina, attenzione all'Amatori da questa parte, eccolo là il capitano Domenico Luzzi, il mio capitano, Farizza per il Luzzi, sventagliata di prima dall'angolo, sono passati di secondi appena 50 e l'Amatori che probabilmente doveva spingere un po' di più sull'acceleratore nell'avvio di ripresa l'ha fatto, non è passato neanche un minuto, sono già arrivati due gol, 3-0, partita che adesso va nettamente in discesa per i campioni d'Italia. Con questo 1-2 micidiale firmato Malagoli Luzzi, settimo gol stagionale per il capitano, per gli amanti delle statistiche il numero 239 della sua vita giallorossa. Il Luzzi qua che va a respingere, Sergio Silva subito che ha operato un cambio togliendo dalla pista Raffaelli per inserire Joao Silva. Vercelli che colpito e affondato, che ancora il Luzzi per Malagoli, Malagoli, Veludo, un miracolo. Lodi che stava per calare il poker, ancora sull'asse il Luzzi, Malagoli, Vercelli che adesso è piuttosto alle corde, Querido ha un po' di spazio, cerca lo scarico dietro per il Luzzi, ha capito tutto però Ballestero, anche dalla panchina giallo-verde invitano i protagonisti in pista a stare calmi, a rimanere sul pezzo perché insomma sono stati travolti dallo tsunami giallorosso in questi primi 50 secondi di secondo tempo. Lodi che in un amen è passato dall'1 al 3-0. Brusa,
Ferrari per João Silva, da questi a Ballestero. La gran conclusione deviata davanti a Grimalte, c'è il gol del 3-1 del Vercelli. Il gol dovrebbe essere stato assegnato a Ferrari, se non ho visto male. Sulla conclusione potente di Ballestero, la deviazione del numero 99 che ha spiazzato completamente l'incolpevole Grimalt, che era sulla traiettoria ovviamente per il tiro di Ballestero. La deviazione di Ferrari dopo 2 e 18, dunque il Vercelli accorcia le distanze con la deviazione di Ferrari. Abbiamo già visto 3 gol nello spazio di nemmeno 3 minuti. Luzzi, adesso sembrano saltati un po' gli schemi, Luzzi va dentro, Veludo lo chiude al momento della conclusione. Dunque ripresa davvero spumeggiante, iniziata veramente col botto. Brusa prova ad andare, fa tutto da solo Brusa, poi si perde davanti a Grimalt. Recupera però pallina, serve João Silva, Grimalt sul diagonale del 57 giallo-verde, poi Farizza dall'altra parte, scivola Milani, entrato in pista un attimo fa al posto dell'autore del gol giallo-verde Ferrari, Malagoli, Chierido, Farizza, Chierido, Malagoli a cercare il Luzzi, poi fa tutto da solo Malagoli, non trova però lo spazio per battere a rete. João Silva, Vercelli che manovra, Vercelli che dunque ha messo la testa fuori trovando una deviazione vincente per il gol del 3-1. Ballestero, João Silva cerca questa palla dentro, difesa giallorossa che però si chiude al tempo giusto. Farizza cercava Malagoli, era una buona idea, non è arrivata però a bersaglio. Poi qua altra gran chiusura di Chierido su Brusa, un paio di giocate difensive notevoli del colosso di Barcelos anche stasera, sempre molto prezioso Luis Chierido, che a Valdagno ha trovato i suoi primi 2 gol stagionali. Eccolo ancora Chierido in possesso di pallina, si libera Malagoli, Chierido, pallina che però arriva prima sulla stecca di Milani, fa ripartire i suoi João Silva. Vercelli che ha rialzato un po' ritmo e pressione dopo il gol. Brusa, Ballestero ancora per Milani dietro la porta di Grimalt. Brusa prova la conclusione dalla gran distanza, conclusione rasoterra che termina lato, Vercelli scopertissimo, Chierido costretto però ad allargarsi, Vercelli si richiude, poi Luzzi per Malagoli, ancora Luzzi, la gran conclusione Veludo in 2 tempi sulla botta di Illuzzi, poi riparte Milani, porta a spasso pallina il 5 giallo-verde, scarico per Ballestero. Milani, João Silva, passaggio non controllato a dovere da Milani, poi Farizza servito da Malagoli, 1 contro 1 con Ballestero, sfida tutta iberica. Illuzzi cerca dentro Farizza, ancora Ballestero, sta giocando una buona partita il capitano del Vercelli, Illuzzi, Malagoli di nuovo per Illuzzi, Farizza, Farizza va via, gran numero di Farizza che poi però al momento di battere la rete si allarga troppo. Malagoli per Chierido, Lodi che deve forzare il tiro, mancano 5 secondi, lo fa Chierido, la risposta di Veludo, poi João Silva attaccato da Farizza, fallo di squadra numero 4 per l'Amatori, mi è sembrato che Gian Gregorio per un attimo ci abbia pensato su se estrarre anche il cartellino nei confronti
del 66 giallorosso, poi alla fine ha optato solo per il semplice fallo di squadra. Vercelli che riparte con Milani, Brusa per Ballestero, João Silva, Brusa, Milani, di nuovo João Silva, Grimalt col bastone a interrompere l'azione dell'attaccante piemontese, una giocata classica del portiere argentino, l'abbiamo vista fare spesso in questo avvio di stagione. Ancora Vercelli che manovra, mentre dando un'occhiata un po' ai risultati dalle altre piste, Trissino sotto 1-0 in casa col Sarzana, Follonica che vince 3-1 a Scandiano. Queste sono le due capoliste per il momento del campionato, mentre Grimalt respinge ancora su João Silva. Forte dei Marmi che vince 4-1 col Monza, e Viareggio ancora sotto 2-1 a Sandrigo. Delicatissimo il momento della formazione di Francesco Dolce, ancora ferma a 0 punti dopo 3 giornate e sotto anche a Sandrigo. Milani, João Silva prova ad alzarla, Querido sciabola sul 57 giallo-verde, annienta il pericolo, mentre Nuno Resende richiama Domenico Illuzzi al suo posto, rientra Ale Verona. Querido, eccolo Verona subito in possesso di sfera, pallina per Malagoli, va dentro Verona, Malagoli taglia la pista per Querido, botta deviata proprio da Malagoli, Verudo era già sdraiato dietro lui, Verona che poi dà una gran palla ad Andrea Malagoli che al volo non trova la porta. Bella combinazione Verona-Malagoli, palla ispiratissima del Tigre per Andrea Malagoli che al volo l'ha messa a lato. Ballestero dall'altra parte per Jossi. Se ne sono andati 8 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo. Lodi Vercelli 3-1, secondo tempo decisamente più spettacolare del primo. Ballestero, gran botta dalla distanza, Grimalt respinge e alimenta una nuova azione, un nuovo possesso per gli ospiti, con João Silva però che di fatto lo spreca con una conclusione deviata oltre la traversa. Verona, Querido, a spazio Querido, ma c'è il bastone di Milani a deviare, mentre rientra anche Checco Compagno a provare a dare il suo estro, la sua imprevedibilità alla manovra giallorossa al posto di Juan Fariza. Positiva comunque la prova dello spagnolo. Compagno, Compagno, si libera Compagno, scarica il tiro Veludo, sempre molto attento. Poi Brusa, va via netto a Compagno che scivola e scarica un gran gol sotto il 7, il gol del 3-2 di Matteo Brusa. Vercelli che ripiomba a meno 1 col più classico dei gol dell'ex. Gran fucilata di Matteo Brusa sotto il 7 e al 9:45 il Vercelli fa 3-2. E dunque partita ancora ben lunga dall'essere conclusa, dopo che l'Amatori nel primo minuto di questa ripresa aveva allungato sul 3-0. È arrivato adesso questa fiammata di Matteo Brusa per il 3-2 e Lodi che deve tornare a spingere adesso. Querido, Compagno, Compagno, Brusa davanti a sé, gli sporca il tiro, poi Verona, mentre Sergio Silva ha richiamato in panchina João Silva per rimettere al suo posto Raffaelli, evidentemente non soddisfatto della prestazione dell'attaccante iberico. Milani, Brusa, di nuovo Milani, Vercelli che è più che in partita adesso.
Ballestero, di nuovo Milani. Lodi che dopo il 3-0 un po' ha rallentato la pressione offensiva, pur avendo ancora un paio di situazioni pericolosissime davanti a Veludo, mentre Verona è stato centrato sulla schiena da un missile scagliato da Ballestero dalla distanza, e a terra Ale Verona colpito da una pallinata nella schiena. Vedete che gli arbitri giustamente fermano il gioco e permettono ai sanitari lodigiani, al dottor Segalini e al massaggiatore e fisioterapista dottor Stefano Verdelli di entrare in pista per medicare il numero 14 giallorosso. Pallinata dolorosissima quella subita dal Tigre, che vediamo dolorante a terra. Quando mancano 14 minuti e 11 secondi al termine di questo Lodi Vercelli, che dal sembrare chiuso al primo minuto della ripresa è assolutamente in bilico adesso, 3-2 Lodi, perché il Vercelli si è rifatto sotto con la deviazione di Ferrari e poi con il gran gol dell'ex di Matteo Brusa, mentre gli applausi che sentite sono per Alessandro Verona, che si rialza e si accomoda però in panchina dopo la pallinata naturalmente fortuita subita. Al suo posto dentro Francesco De Rinaldis, con Nuno Resende che ha inserito anche di nuovo Capitani Luzzi al posto di Andrea Malagoli, autore del gol del 2-0. Si può riprendere a giocare, 3-2 Lodi, 14-11 al termine del match, 5 i falli di squadra per i giallorossi, 6 per i gialloverdi. Cherido, Luzzi di nuovo per Cherido. De Rinaldis perde pallina sull'attacco dell'ex compagna Brusa, occhio che Brusa va avanti, Brusa, Grimalt ci mette il manone, Vercelli vicinissimo al pareggio con un indiavolato Matteo Brusa, compagno, linea imprecisa per il Luzzi che poi non la controlla neanche bene, adesso fase di gioco un po' confusa. Ballestero, Raffaelli si frena, scivola ancora De Rinaldis, Raffaelli va via bene un po' a tutta la difesa giallorossa, poi Ballestero, respinta di Grimaldi, riparte Cherido, Veludo, grande intervento anche con un pizzico di fortuna sulla diagonale potente di Luis Cherido. Adesso gara bella e gara anche aperta da una parte e dall'altra. Vercelli che sta mettendo in difficoltà la retroguardia giallorossa poco fa con l'inserimento in solitaria di Matteo Brusa, che si è messo in proprio, per poco non stava per realizzare un gran gol. Raffaelli, ancora il bastone di Grimalte per un attimo, poi Ballestero, lo attacca De Rinaldis, Ballestero dietro da Milani, Brusa, ancora Ballestero, l'unico insostituibile o quasi per Sergio Silva, almeno giudicare dalle rotazioni applicate questa sera. Milani, lungo possesso palla delle Vercelli che ha ancora 18 secondi per andare alla conclusione, prova ad alzarsi un po' la pressione difensiva dell'Amatori. Ballestero, occhio che ha un gran tiro, compagno su di lui, Brusa, poi Raffaelli, adesso brutta gestione però delle Vercelli. Raffaelli prova il tiro dell'Ave Maria, naturalmente facile preda della retroguardia lodigiana. Cherido dietro da compagno, mentre vediamo fare un po' di stretching alle Verona a bordo pista per scaldare evidentemente un po' la schiena dopo la pallinata di Ballestero. Il Luzzi dietro la gabbia di Veludo, vediamo cosa inventa il capitano, si chiude bene la difesa gialloverde. Cherido, conclusione dalla distanza velleitaria, Ballestero recupera. Adesso fase di gioco meglio il Vercelli. Milani, Brusa sulla sua verticale per Raffaelli,
taglia la pista per Milani, ancora Ballestero e Lodi che si difende sul punteggio di 3-2 a 10:55 dal termine. Ballestero, stanno ancora arrivando però i 45 secondi, buona anche questa difesa dell'Amatori che costringe il Vercelli a forzare 2 contro 2, Luzzi, Veludo, poi se la ritrova lì il capitano sul tapine ma non ha tempo di controllarla e siamo dall'altra parte nuovamente con Luis Querido, però molto bravo a sradicare pallina su Mattia Milani, prestazione impeccabile dietro del killer stasera che adesso porta su pallina, la gioca a Illuzzi, Querido che lascia la pista in questo momento proprio per far rientrare Alessandro Verona, adesso quintetto con tanta qualità, quello giallorosso, Verona va subito dentro, va alla conclusione sporcata tra Veludo e Traversa, poi Ballestero dall'altra parte, Illuzzi su di lui, tiene palla però il capitano del Vercelli, da questi a Brusa, pensa per un attimo al tiro Brusa, poi compagno su di lui Verona, il raddoppio allora Raffaelli, Ballestero, ancora Vercelli che insiste, c'è un altro fallo di squadra fischiato all'Amatori, sta ancora ad Alessandro Verona, è il sesto fallo di squadra, pari la situazione disciplinare 6-6 il conto dei falli, Lodi che mantiene un prezioso gol di vantaggio fino a questo momento ma partita ancora tremendamente lunga e Lodi che deve provare a chiuderla per non rischiare e complicarsi la vita contro un ottimo Vercelli. Ballestero, Brusa, salta De Rinaldi, Brusa, poi va al tiro stavolta sul primo palo, Grimalte chiude l'angolo, Illuzzi dietro per Verona, lo scambio tra i due, compagno Verona, ancora compagno Verona, dentro per De Rinaldi che era andato a centropista, la pallina del Tigre era destinata a una deviazione sotto misura, pattina Raffaelli oltre la metà pista, attaccato adesso da Verona, Raffaelli fuori per Ballestero, buona trama del Vercelli, Ballestero conclusione alta, poi Illuzzi va a conquistarsi anche di mestiere il fallo su Milani, fallo numero 7 del Vercelli, time out, il terzo chiamato in questa partita da Sergio Simo per un Vercelli tosto e che ci crede, Amatori che da qualche minuto ha rallentato un po' almeno nella sua pericolosità offensiva. Partita che resta gradevole ma partita che resta anche in equilibrio, chi si aspettava una facile vittoria dei campioni d'Italia contro una neopromossa ma di grande blasone si sbagliava di grosso, tutta tranne che una partita semplice questa. Fischiano gli arbitri, rientrano in pista le squadre dopo il time out chiesto dal tecnico del Vercelli Sergio Silva. Si riprende con Nuno Resende che ha rimesso in pista Juan Farizza al posto di compagno. Verona subito a cercare Farizza, pallina leggermente lunga, la recupera comunque Farizza, scusate, non al posto di compagno che vedete in pista ma di De Rinaldis, compagno a manovrare per Illuzzi, l'attacco alto di Ballestero, recupera pallina al Vercelli, Farizza provvidenziale qua perché la pallina di Brusa diretta a Ballestero, Vercelli anche un po' fortunato adesso nella rimpallino offensivo, si salva la difesa giallorossa, poi compagno subito verso Farizza, Verona la recupera dietro per Illuzzi, 8 minuti al termine,
del match. Verona attaccato fino all'ultimo da Ferrari, Verona prova l'alza e schiaccia, Brusa lo aspetta, Ferrari che nel frattempo è rientrato in pista al posto di Milani. Verona, il Luzzi pensa per un attimo al tiro, poi si porta a spasso, pallina per la pista, chiama il movimento ai compagni, 7 secondi per andare al tiro, pallina scaricata su Farizza che va via bene una mano, va dentro in percussione, poi Deludo si chiude bene la difesa del Vercelli davanti a lui e l'azione del Barbudo de Galizia sfuma. Di nuovo Vercelli con Ferrari. Raffaelli. Brusa, la conclusione che Grimalt alza oltre le protezioni. Il bastone caldo Matteo Brusa questa sera nel suo ritorno a Lodi da avversario, lui che come abbiamo detto a inizio telecronaca ha disputato 2 stagioni, le prime possiamo così dire dell'era Citterio, della presidenza Citterio. Matteo Brusa che è stato proprio il primo acquisto della nuova società giallorossa. Ormai 5 anni fa Verona qua prova a montar palla, Brusa di fisico un po' lo ostacola, poi il Tigre va dentro, il Tigre li dribbla in slalom gigante ma è costretto poi a ritornare sui suoi passi perché non c'era più lo spazio per tirare, qualche timido applauso dalla tribuna e poi Farizza dentro per Verona, non ci arriva di un soffio, cambio Lodi, fuori compagno, dentro Cherido, il Luzzi prova la fotocopia del gol del 3-0, stavolta gli esce male il tiro, la recupera Verona, 6-19, prova a spingere l'Amatori nel tentativo di chiudere questa rognosa pratica piemontese. Il Luzzi dentro per Verona da 2 passi, per poco non arriva la deviazione del Tigre, Brusa però prezioso anche in fase difensiva la recupera, poi riparte l'Amatori con il Luzzi, Cherido dentro per Verona, si trova praticamente un missile da controllare, non è riuscito ad addomesticare questa pallina alle Verona, poi prova una mano a inventare per Cherido, pallina larga, manca sempre qualcosina nell'ultimo passaggio in questi ultimi minuti ai campioni d'Italia. Vercelli che riparte, sono in 4 contro 3 perché c'è Luzzi attardato, Brusa però scarica una pallina nel niente in compressione dall'altra parte, Cherido, gran botta fuori, poi Verona si allunga, Deludo e poi il Tigre trova lo spazio giusto per battere il portiere piemontese, la doppietta del Tigreton al 20° di questo secondo tempo, un gol fondamentale per ricacciare il Vercelli a meno 2, la conclusione di Cherido, Verona se l'è trovata lì dopo la respinta della sponda, ha girato la porta di Veludo e l'ha messa dentro, doppietta per il Tigre, 9° gol stagionale ma soprattutto un gol pesantissimo per allungare sul Vercelli. Al 20° minuto dunque il graffio del Tigre che aveva aperto questa partita e che adesso mette di nuovo i campioni d'Italia a più 2. A 4:50 dal termine del match, tempo ce n'è ancora insomma per tutte e due, però gol fondamentale quello di Ale Verona in una fase del match dove l'Amatori nonostante provasse ad attaccare insomma stava anche un po' soffrendo, intanto è rientrato in pista Andrea Malagoli al posto di Capitani Luzzi quando Farizza porta giù pallina dietro la gabbia di Veludo, Malagoli ancora per Ale Verona, frena, vira su Ferrari, scarico dietro per Farizza, 6 secondi per andare al tiro, Cherido lo ritarda Brusa e Cherido è costretto a lasciar giù pallina. Vercelli che adesso dovrà provare anche il tutto per tutto,
lasciando magari altri spazi in contropiede per i giallorossi. Ballestero non molla comunque la squadra di Sergio Silva, che dimostra anche di avere carattere come il suo allenatore. Intanto vola in area Ferrari nel duello con Verona, dopo la respinta di Grimalta sulla sventola dalla distanza di Ballestero, che adesso si inserisce bene, pallina che per poco non finisce in porta. Intanto secondo volo di Ferrari che ostruisce Luis Ferido. Dovrebbe essere l'ottavo fallo di squadra del Vercelli, non lo vediamo segnalato. Comunque time out adesso chiesto da Nuno Resende, che vuole parlarci su organizzare gli ultimi 3 minuti e 29 secondi di questa partita, che il Lodi prova a chiudere dopo il gol di Ale Verona, che sicuramente una bella mano l'ha data anche stasera. Mentre il Follonica, che era avanti 3-0 a Scandiano, adesso è sul 3-3. Il Trissino, che era sotto 2-0 col Sarzana, adesso è 2-2, dunque le due capoliste in questo momento stanno pareggiando. Mentre il Viareggio è sempre sotto 2-1 a Sandrigo. E qua si può ritornare a giocare a 3:29 dal termine del match. Lodi avanti 4-2. Farizza in possesso di pallina. Maragoli. Largo per Verona, di nuovo Farizza. Lodi che adesso ha più due, può anche gestire un po' pallina da qui alla fine senza bisogno di forzare più di tanto, se non quando si crea lo spazio giusto per entrare nelle maglie vercellesi. Qua Farizza prova la giocata spettacolare e difficile, la pallina gli finisce nel settore ospiti, desolatamente deserto stasera. Verona Farizza, Lodi stanno per scadere i secondi per andare al tiro. Maragoli prova la giocata praticamente identica a quella che era valsa il gol poco fa di Ale Verona, ma senza esito, e ripartono i gialloverdi con Raffaelli. Il servizio per Ferrari dietro porta. 2 e mezzo alla conclusione. Brusa, Ballestero, Raffaelli, il blocco di Ballestero su Verona visto dall'arbitro, il fallo di squadra numero 9 per il Vercelli, che qualora dovesse commetterne un altro da qui ai prossimi 138 secondi manderebbe in lunetta l'amatore. Mentre è rientrato il Luzzi al posto di Juan Farizza, Verona, Chierido, gestione palla larga adesso dei giallorossi. Verona, il Luzzi va dentro, Verona dentro proprio per la deviazione del capitano, fuori non di molto, ma ancora Verona che scarica per Chierido. Ultimi due minuti di partita. Lodi a più due, Lodi che sta cercando di condurre in porto anche questa gara. Qua Verona non trova più pallina, la recupera Brusa che prova ancora la conclusione, Grimalta su di lui, poi Luzzi va via netto a Ferrari. Verona cerca di prima intenzione Maragoli, pallina leggermente larga, si dispera il Tigre. Il Luzzi, Chierido da destra, Chierido ragiona il difensore portoghese attaccato da Matteo Brusa. Verona, Illuzzi, Lodi che sta gestendo palla in questo finale. Maragoli bene dentro per Verona, Veludo gli chiude lo specchio della porta. Buona azione elaborata, ma poi con l'accelerata giusta per
i giallorossi, ultimo minuto di partita e come di consueto la classica sciarpata del Palacastellotti che accompagna gli ultimi 60 secondi, 50 per la verità, che mancano adesso da qui alla fine. Lodi 4, Vercelli 2, mentre resta a terra Ferrari. Nello scontro con Querido. Lodi che comunque si appresta a conquistare la terza vittoria in questo campionato. Mentre esce Ferrari, portato fuori da Marco Motaran, rientra al suo posto João Silva, mentre Sergio Silva toglie anche il portiere Veludo, dunque prova a giocarsi questi ultimi 50 secondi o perlomeno questa azione d'attacco con 5 uomini, quindi in superiorità numerica nonostante lo svantaggio sia di 2 gol. Ballestero, la bomba, Grimal respinge, in porta non c'è nessuno, Querido per Verona, la porta è vuota, Verona 5-2 Lodi, una tripletta per il Tigre, tripletta per il Tigreton, ma scelta discutibile da parte della panchina Vercellese. Arriva comunque il tris di Ale Verona a porta vuota a 38 secondi dalla fine. 5-2 dunque con i due gol di Ale Verona. Sergio Silva che adesso chiama anche un time out a 38 secondi dalla fine, sotto di 5-2. Vabbè, Lodi che dunque porta a casa la terza vittoria su 4 partite di campionato, potevano anche essere 4 su 4 se Martiria Valdagno, la squadra di Resende, fosse stata anche un pizzico più fortunata. Mentre arriva il primo finale della serata con il Breganze che nel derby veneto batte 5-3 proprio il Valdagno. Dunque per la squadra di Vanzo prima sconfitta, Valdagno che era a 7 punti al pari dell'Amatori. Sarzana che è tornato in vantaggio a Trissino 3-2, Amatori che con questi risultati tornerebbe primo in classifica al pari del Follonica se non andiamo errati, mentre qua scorrono gli ultimi 20 secondi di partita con l'attacco del Vercelli chiuso da Maragoli. Un Amatori che, diciamo entrando già in sede di commento, ha dovuto soffrire più del previsto in questa serata per avere ragione di un coriaceo Vercelli, di un Vercelli molto generoso che dal 3-0 di inizio secondo tempo si è riportato fin sopra e fin sotto al 3-2, sfiorando tra l'altro in una circostanza anche il pareggio con Matteo Brusa, chiuso ottimamente da Grimaldi. Poi nel finale la squadra piemontese ha calato un po' anche di intensità ed è stata colpita da 2 graffi del Tigre che nel frattempo è arrivato a 10 gol in stagione in 7 partite. Il miglior marcatore stagionale di questa avvio di stagione dell'Amatori, Querido tiene palla, probabilmente non si giocherà più, così è infatti. La pallina finisce nell'angolo e l'Amatori porta a casa la terza vittoria in campionato, batte 5-2 il Vercelli, gol nel primo tempo di Ale Verona al 6°, poi il Luzzi ha fallito un rigore nel corso del primo tempo. Nella ripresa in appena 50 secondi l'Amatori si porta sul 3-0 con i gol di Malagoli e il Luzzi, poi rientro del Vercelli con i gol di Ferrari e Matteo Brusa. Nel finale, negli ultimi 5 minuti, la doppietta ancora una volta del Tigre Verona
che consegna questi altri tre punti all'Amatori che sale a quota 10. Prossimo appuntamento sabato a Sarzana, trasferta non facile in casa della squadra di Alessandro Bertolucci al Pala Castellotti. Noi ci risentiremo tra 15 giorni per la sfida interna, un'altra partita importante contro il Follonica. Da per adesso, da parte di Stefano Blanchetti, grazie per averci seguito, a risentirci tra un paio di settimane per il prossimo match interno dell'Amatori Basket Lodi. Grazie.